Ciao a tutti ragazzi, rieccoci qui, ore 13.30, come ormai quasi tutti i giorni, per parlare insieme di fantacalcio. Allora, oggi, come vi ho già anticipato ieri, voglio parlarvi un po' della Juve. Perché? Perché, come molti di voi mi hanno chiesto venerdì e sabato, alcuni chiedendomi appunto di Morata, se era da mettere, se non era da mettere, vedendo le formazioni, davano tutti i titolari, Kulusevski e CR7, a molti ho detto mettete Morata perché magari entra nel secondo tempo e segna, ad altri invece ho detto non mettetelo perché? Perché avevano delle alternative che sicuramente giocavano dal primo minuto. Ovviamente se avessi saputo che CR7 avrebbe riposato non avrei avuto problemi a consigliare a tutti di mettere Morata. Perché? Perché come dico da mesi ormai Morata con CR7 al fantacalcio è un giocatore. Morata senza CR7 al fantacalcio è totalmente un altro calciatore. Io a inizio anno ho preso Morata in uno scambio, come sapete, ma poi un paio di settimane fa, nell'ambito di uno scambio col quale poi ho preso Immobile, l'ho dato via. L'ho dato via non tanto perché non ero soddisfatto delle sue prestazioni a livello di gioco, perché secondo me Morata in generale ha sempre fatto delle ottime partite e da un punto di vista tattico Morata secondo me è fondamentale in questa Juve. Ma purtroppo a livello di fantacalcio quando c'è CR7 in campo, e tolta 1-2 partite quest'anno CR7 c'è sempre in campo, Morata non è l'attaccante che vorrei avere al fantacalcio. Morata spesso fa il lavoro sporco in questa Juve, gioca di sponda, magari ti fa l'assist, ok, ma non è quel bomber che vorrei nel mio tridente al fantacalcio. Invece, ieri, nel momento in cui ho visto che CR7 era in panchina, ad alcuni ho anche scritto, vedrai, Morata fa doppietta. E infatti, Morata doppietta, vabbè, uno era su rigore, l'altro su azione, sull'azione di un Chiesa devastante del quale parleremo tra poco. E niente, Morata senza CR7, ragazzi, è uno che se facesse tutto il campionato in coppia con uno con tra Dybala e Kulusevski, secondo me tranquillamente farebbe tra i 15 e i 20 gol. Purtroppo con CR7 in campo i suoi compiti cambiano totalmente e quindi da qui viene il titolo: quando CR7 non c'è, Morata balla, perché Morata balla davvero. Pensiamo anche ad esempio ad alcune partite in Champions dove mancava CR7 e Morata, se non sbaglio, aveva fatto anche lì 1-2 gol, addirittura un'altra doppietta. Insomma, Morata senza CR7 è un giocatore davvero davvero importante, e questo adesso ci apre due scenari di analisi. Il primo è: adesso, se voi avete Morata, che cosa dovete fare? Ovviamente, se non avete la sessione calciomercato aperta, ve lo dovete tenere e cercarlo di gestire al meglio. Nel senso che se CR7 dovesse saltare qualche altra partita, non fatevi problemi, Morata va messo sempre comunque. Morata con CR7 in campo, secondo me, non è un giocatore da mettere sempre e comunque. Adesso è in un momento di forma, ma non mi meraviglierei se dalla prossima partita in campionato con CR7 in campo Morata tornasse a fare il lavoro sporco che ha fatto tutto l'anno e che gli ha permesso fino ad oggi solamente di fare 7 gol in campionato. E con CR7 in campo, se andiamo a contare i gol che ha fatto, o ne ha fatti veramente pochi. L'altro scenario che si apre però è Morata. Se abbiamo il calciomercato aperto, cosa conviene fare? Beh, secondo me, se avete il calciomercato aperto, questo è il momento ideale per andarlo a vendere. Difficilmente, appunto, Morata farà tante altre partite senza avere Ronaldo in campo. Anzi, penso che forse al massimo ne potrebbe fare ancora uno o due, a seconda se la Juve continuerà la sua avventura in Champions o meno. Allo stesso tempo, adesso, scambiare Morata vi permetterà di arrivare a giocatori importanti. Secondo me, in alcune leghe, se voi andate a proporre a chi ha Belotti in questo momento Morata Belotti scambio alla pari, qualcuno potrebbe accettare, perché comunque Belotti è un paio di partite che non gioca, c'è il discorso del Covid. State tranquilli che nel giro di un paio di settimane, quando Belotti tornerà e quando più o meno si sarà rimesso in forma, le ultime 9-10 partite di campionato, io penso che segnerà molto di più rispetto a Morata, ovviamente sempre al netto degli infortuni.
Ho fatto il nome di Belotti, ma potrei fare anche altri nomi. Insomma, secondo me Morata, questo è il momento ideale per provare a venderlo, per provare a scambiarlo. E poi un terzo scenario in realtà che si apre di analisi, che ha a che fare col fantacalcio, ma non solo, è l'anno prossimo in questa Juve. Cosa sarebbe meglio fare? Cioè, se voi foste i dirigenti della Juve, continuereste con Ronaldo, riconfermereste Morata, lo dareste via? Io onestamente, analizzando gli ultimi 10 anni, no, di Juve, ormai sono 9 anni che la Juve vince lo scudetto, la Juve ha sempre avuto un reparto dove erano veramente molto molto forti. Ci sono stati gli anni della BBC, Bonucci, Chiellini, Barzagli e Buffon in porta, una difesa solidissima, la Juve vinceva i campionati grazie alla sua difesa. Ci sono stati gli anni di un grandissimo centrocampo, perché sfido voi a trovare una squadra negli ultimi 15-20 anni in Serie A che avesse un centrocampo più forte di Pirlo, Vidal, Pogba e Marchisio, quattro centrocampisti di altissimo livello, tutti forse all'apice della loro, magari Pogba no perché era molto giovane, ma comunque erano tutti comunque all'apice della propria forma, secondo me. E quindi il reparto dove invece la Juve a volte è venuta a mancare non tanto in campionato quanto in Europa è stato quello dell'attacco, perché se ci ricordiamo anche quando c'erano ad esempio i primi anni c'era stato Tevez molto bene in campionato, in Champions un po' meno, la coppia Dybala e Higuain molto bene in campionato a volte e in Champions un po' meno. E anche con CR7, per quanto sia stato determinante in alcune occasioni, come ad esempio ormai la celebre rimonta ai danni dell'Atletico Madrid, dati alla mano, CR7 in campionato ha fatto quello che doveva fare, in Champions ha fatto quello più o meno che doveva fare, ma poi stringi stringi, la Juve non ha mai ottenuto di più di quello che aveva ottenuto senza CR7 in Europa. Non è solo colpa di CR7, assolutamente, è un po' colpa di tutta la Juve, nel senso che da quando c'è CR7, negli altri due reparti, centrocampo e difesa, la Juve è più debole degli anni precedenti, è un dato di fatto. Alcuni giocatori hanno smesso, come ad esempio Barzagli, alcuni stanno per smettere, o comunque sono molto in là con gli anni, come ad esempio il caso di Chiellini e Buffon. Alcuni sono stati sostituiti bene, perché comunque è arrivato De Ligt, è arrivato Szczęsny, altri invece no, perché se noi andiamo ad analizzare il centrocampo in mezzo della Juve, per quanto ieri Rabiot, onestamente, o meglio 2 giorni fa, perché questo video sta uscendo lunedì mentre io sto registrando domenica, Rabiot mi ha sorpreso. Rabiot, come sapete, è un giocatore che da inizio anno a me non fa impazzire al fantacalcio, secondo me il suo tiro Serena sta in piedi lo para, ma questo è un altro discorso. Comunque, nonostante a sprazzi, a volte Rabiot, a volte Ramsey, a volte Bentancur, McKennie, che forse è il più costante di tutti quest'anno, manca qualcosa, no? Se noi appunto pensiamo ai centrocampi degli anni scorsi, senza parlare di Pirlo, Marchisio, Vidal, Pogba, ma anche solamente agli ultimi anni, comunque c'era gente molto esperta, come Khedira, come Matuidi, che a me non piacevano particolarmente, però comunque era tutta gente che aveva fior fior di trofei alle spalle. Questo è un centrocampo giovane. Arthur ha fatto vedere di essere comunque un ottimo centrocampista. Ma se devo paragonare le ultime stagioni di Pjanic, scelgo ancora Pjanic, onestamente. La nota positiva però invece della Juve di quest'anno secondo me va trovata in alcuni giocatori, alcuni rivalutati, resuscitati quasi, come il caso di Danilo, lo stesso Cuadrado mi sta dando conferme che negli anni scorsi mi aveva dato solamente a momenti, e poi è arrivato Chiesa. Chiesa, così criticato inizio anno, sia da alcuni juventini, sia ovviamente dai tifosi della Viola e da più in generale da tanti tifosi del calcio, perché dicono che Chiesa si butta, eccetera, eccetera, si butterà anche, ma secondo me Chiesa, come ho detto in una live qualche mese fa, ha tutto per diventare l'uomo simbolo di questa Juve negli anni a venire. Se Chiesa riesce a migliorare due o tre aspetti basilari del proprio gioco, secondo me Chiesa può fare quello che ha fatto Pavel Nedved dalla Juve. Io l'ho sempre detto, la partita di sabato è stata davvero devastante, 7,5 se non sbaglio ha preso di voto più assist, e quindi Chiesa è un gran colpo. Ci sono colpi invece di mercato che non stanno rendendo come la Juve si aspettava, penso ad esempio a Kulusevski, ma bisogna provare a dargli tempo. È giovane, aveva fatto solo un anno al Parma, mentre Chiesa comunque arrivava già da diversi anni
alla Fiorentina. Quindi diciamo che io non so se la Juve vincerà quest'anno. Io, come ho detto all'inizio anno, lo scudetto per me quest'anno la grande favorita era l'Inter, l'ho detto a settembre in tempi non sospetti e lo continuo a sostenere tuttora. La Juve potrebbe anche non vincere nessun trofeo quest'anno, forse, però secondo me la Juve ha già messo le basi un po' in difesa con Demiral e De Ligt, un po' appunto a centrocampo con Chiesa, ha già messo le basi per un futuro roseo nei prossimi anni. Quello che secondo me, e qui è il punto finale di questo video sul quale poi ci salutiamo, quello che deve chiarire un attimo è che cosa succederà lì davanti, perché secondo me devono fare una scelta coraggiosa, bisogna rinunciare a CR7 a prescindere di come andrà quest'anno la Champions, sia che la vincano sia che non la vincano. Bisogna rinunciare a CR7 che da un punto di vista sicuramente dell'immagine ti porta tanto e anche dai gol, ma da un punto di vista degli stipendi, del salario ti toglie anche tanto. Dybala bisogna capire se conviene ancora puntarci o meno. Morata per me, io lo rinnoverei, io lo riconfermerei onestamente, facendolo però giocare da prima punta vera con una seconda punta, che può essere Dybala o qualcun altro che ci possa giocare vicino. E secondo me, quello che si potrebbe ottenere dalla cessione di CR7, sia a livello proprio di liquidità immediata, perché comunque CR7 ancora delle cifre buone lo vendi, sia a livello di salario risparmiato, potrebbe essere reinvestito nel centrocampo. Non so onestamente se Pogba sia il nome giusto su cui puntare. Pogba è veramente forte, ma solitamente a me le minestre riscaldate non convincono mai. Sicuramente lì in mezzo qualcosa la Juve deve fare. Lo può fare solamente sul nome, lo può fare su due nomi, ma qualcosa di importante deve fare. Deve prendere un giocatore, secondo me, un po' come ha fatto l'Inter un paio di anni fa, quando è andata a prendere Barella. E deve però prendere anche un giocatore di qualità che non penso possa essere Arthur, un giocatore che abbia qualità, ma allo stesso tempo abbia anche o molta velocità o molto fisico. Io ho sempre fatto il nome di Milinkovic-Savic, per vari motivi questo affare non si è mai concretizzato. Secondo me, se la Juve riuscisse a prendere un paio di giocatori come Milinkovic e uno tipo Barella a centrocampo, confermando e facendo crescere quella difesa con Szczęsny in porta e davanti, riesce a prendere qualcuno di importante, ovviamente al posto di CR7, insieme ai vari Kulusevski e tutti gli altri, confermando ovviamente Chiesa, per me la Juve avrebbe già tutto dall'anno prossimo per tornare a vincere sia in campionato sia a essere competitiva ad altissimi livelli in Europa. Vedremo, ragazzi, vedremo. Io penso che fino ad oggi comunque l'affare CR7 sia stato più conveniente da un punto di vista dell'immagine, degli sponsor, che da un punto di vista dei risultati, perché non nascondiamoci, secondo me anche senza CR7 la Juve avrebbe vinto tranquillamente gli scorsi campionati. L'anno scorso è stato decisivo Dybala nel post lockdown e non CR7, e in Champions non lo sappiamo, magari sarebbe uscito un turno dopo, magari un turno prima, però comunque la Champions non l'ha vinta in ogni caso. Quindi non lo so, fatemi sapere un po' cosa ne pensate, ragazzi. So che molti di voi saranno d'accordo, molti invece no. Ovviamente ci sta, ci sta. Fatemi sapere, commentate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, è gratis, 2 secondi del vostro tempo. Clic sul like, clic su iscriviti, attivate la campanella se vi fa piacere ricevere le notifiche di quando escono nuovi video e soprattutto le nuove live. Questa settimana usciranno veramente un sacco di live. Mercoledì avremo ospite Fantagol, sarà il primo di tanti ospiti di altri YouTuber che parlano di fantacalcio su questo canale. Dalla settimana prossima, a meno di sorprese, saremo finalmente pronti per iniziare col nuovo quiz. Ok, prof, è giusto. Un quiz che da oggi fino a maggio sarà in una versione beta, e da settembre invece inizierà il gioco vero e proprio. E il primo di voi che vincerà questo quiz a tema calcio potrà davvero vincere un premio a 3 cifre. E appunto, come ho già detto, 3 cifre non si parla di 100 euro, ma di molto, molto di più. Ragazzi, grazie mille per avermi seguito anche oggi. Io vi do appuntamento domani per la live. Oggi è uscito il video, domani invece saremo in live come al solito intorno alle 18:15 circa. Io vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando, iscrivetevi, grazie a tutti. Ciao e alla prossima.